Si è appena conclusa la campagna di sicurezza stradale denominata Safety Days, svoltasi nella settimana dal 16 al 22 settembre nella provincia di Blea, che unitamente allo sforzo congiunto di tutte le forze di polizia sul territorio sotto il coordinamento operativo del questore di Ragusa Vincenzo Trombatore ha contribuito a raggiungere lo scopo di ottenere a livello europeo una giornata con zero vittime sulle strade. Obiettivo comune è stato quindi quello di aumentare la consapevolezza sociale sul fenomeno della mortalità grave sulle nostre strade e dimostrare che con il sostegno da parte della collettività si può oggettivamente ridurre il numero delle vittime e dei feriti sulle strade europee. In occasione di tale attività la polizia stradale ha aderito a dispositivi di controllo interforze, spingendo la sua competenza anche nei centri urbani dove spesso si verificano situazioni ad alto rischio, in particolare per quanto concerne la sofisticazione dei ciclomotori e loro requisiti tecnici a sostegno dei piani di controllo provinciali che attraverso precisi obiettivi e azione sinergica riescono a produrre ottimi risultati in chiave di prevenzione alla sicurezza stradale. Nel periodo in argomento il commento del dirigente della sezione Polizia Stradale di Ragusa, Angelo Tancredi, rimane severo su alcune fenomenologie che vedono da parte della sola Polizia Stradale in una settimana 9 infrazioni di guida senza patente riferite ad autoveicoli e motoveicoli, 23 infrazioni per mancato uso delle cinture di sicurezza, 15 infrazioni per mancanza di copertura assicurativa, 12 per mancanza di specchietto retrovisore. Su quest'ultimo punto si richiama l'attenzione dei genitori al doveroso controllo verso i mezzi guidati dai propri figli, in particolare a verificare manipolazioni sul motore e sui sistemi di scarico non omologati, come su eventuali maggiorazioni della velocità e della cilindrata. Il comandante Tancredi invita quindi le famiglie e le scuole a rendere partecipe e fare condividere ai ragazzi il messaggio di educazione stradale, mentre per gli adulti rimane drammatico lo smodato uso del cellulare alla guida, principale causa accertata di distrazione e incidenti stradali.